Leggendo documenti declassificati, trattando di misteri in generale e di cose prevalentemente occulte, il video che seguirà sarà strettamente legato alla raccolta globale di informazioni, dunque domande e risposte. Qual è il bene più prezioso per uno Stato? Come si fa a mantenere adeguatamente il potere? Con le informazioni. Come vengono raccolte le informazioni? Con lo spionaggio. Chi mette in pratica lo spionaggio o il controspionaggio che sia? I servizi segreti. L'intelligence. Chi gestisce le operazioni militari? L'intelligence. Chi si occupa di rendere sicure le informazioni sensibili di eventuali attacchi esteri, mantenendo così facendo al sicuro l'eventuale supremazia tattica o tecnologica che sia? L'intelligence. Chi controlla i media? L'intelligence. Le più potenti agenzie di intelligence del mondo hanno eserciti segreti, possono rigirare le informazioni a proprio piacimento, possono scardinare dalle poltrone i politici. Nell'era di internet e delle informazioni volatili esistono alcune agenzie di intelligence che, essendo in possesso di veri e propri segreti di Stato, hanno lo Stato stesso fra le mani, possono tirare i fili come dei burattinai. E oggi vedrai forse uno dei video più completi in merito presenti qui su YouTube. Al numero 10 troviamo il ROW, acronimo di Research and Analysis Wing, letteralmente ali di ricerca e analisi. È l'agenzia di intelligence indiana. Stai pensando, chi lo avrebbe mai detto, eh? Ebbene sì, negli ultimi anni, grazie ad azioni interne top secret, ha spiccato per quanto riguarda la raccolta di informazioni, sfoggiando potenzialità elettroniche che farebbero impallidire la Silicon Valley. La funzione principale dell'agenzia è raccogliere informazioni straniere, antiterrorismo, controproliferazione, fornire consulenza ai politici indiani e promuovere gli interessi strategici esteri dell'India. Ti metti di mezzo perché sei un buon samaritano? Bene, domani non esisti più. E il bello è che quando vanno a vedere chi eri non risulta nemmeno il tuo atto di nascita. Al numero 9 troviamo l'ASIS, acronimo di Australian Secret Intelligence Service. L'ASIS è l'agenzia di intelligence australiana e venne fondata nel 1952. Ma pensate un po', la sua esistenza è rimasta segreta anche all'interno del governo stesso fino al 1972. L'ASIS fa parte dell'Australian Intelligence Community ed è direttamente responsabile della raccolta di informazioni straniere, compreso il controspionaggio e il collegamento con le altre agenzie di intelligence di altri paesi. Fanno il loro lavoro e lo fanno molto bene. Si parla di azioni congiunte a cui ha preso parte come braccio elettronico in alcune operazioni estere con lo scopo di reperire informazioni sensibili per quanto riguarda la sicurezza nazionale inglese. Hanno i computer, e per computer intendo robe allucinanti, e li sanno usare. Al numero 8 troviamo l'MSS cinese, l'agenzia di intelligence creata nel 1983 che fin da subito ha spiccato per criminalità interna e azioni non ortodosse nei confronti dei cittadini. Non solo la Cina in sé per sé mantiene il comando con il pugno di ferro autoritario, ma inoltre ha dei servizi segreti con i controattributi, forniti di ogni mezzo super tecnologico a propria disposizione. Si vocifera che lo spionaggio dell'MSS venga portato avanti anche in ambito spaziale, con la raccolta occulta di informazioni, con il solo ed unico scopo di rendere la Cina l'unica superpotenza mondiale, anche in ambito spaziale. Ci sono cose che alla luce del sole politicamente non si possono fare. Ecco, per questo c'è l'MSS. Vengono addestrati fin da bambini all'anonimato civile ed elettronico. Queste persone non esistono. E se periscono in una qualsiasi sorta di operazione è come se non fossero mai esistiti. L'MSS è stata preceduta dal Central Investigation Department, dal CID, che era la principale organizzazione di intelligence della Cina dal 1955 al 1983. Infatti non per nulla l'MSS è stata creata nel 1983 con la fusione del CID e degli elementi di controspionaggio del Ministero della Pubblica Sicurezza della Repubblica Popolare Cinese, dando vita a quella che è stata definita come l'agenzia di intelligence più segreta del mondo. La sua sede è a Pechino, ma ovviamente non ha sede a Pechino. Al numero 7 di questa classifica troviamo il Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana. Il Mossad si focalizza da sempre sulle operazioni all'estero, cercando di raccogliere informazioni sensibili che possono compromettere la sicurezza nazionale. Dire che questi signori hanno metodi non ortodossi è minimizzare. Parliamo di gente addestrata in ogni ambito militare e tecnico.
Secondo alcuni osservatori, il Mossad sarebbe autorizzato dallo Stato stesso ad effettuare sotto copertura azioni paramilitari, di cui non vi posso accennare nulla altrimenti mi butterebbero giù il video, ma vi basti pensare che questa gente è autorizzata a far sparire chiunque si metta sul proprio cammino, e lo sanno fare. Dire che lo sanno fare è riduttivo. Questi dall'oggi al domani, senza che voli una mosca, ti fanno sparire e non ti trovano più. L'agenzia provvede ad azioni di spionaggio all'estero, principalmente nei confronti delle organizzazioni paramilitari arabe. Il Mossad è suddiviso in vari dipartimenti e ciò che si sa è che ci sono 6 dipartimenti alla luce del sole. Ripeto, alla luce del sole. Il Dipartimento per la raccolta delle informazioni che si occupa delle operazioni di spionaggio e controspionaggio, il Dipartimento di azione politica e relazioni diplomatiche, la Divisione delle operazioni speciali, il MEZDA, che non ve lo dico nemmeno quello che fanno, il Dipartimento LAP che cura la guerra psicologica, la propaganda e la disinformazione mirata, il Dipartimento di ricerca che analizza le informazioni ottenute dall'intelligence e il Dipartimento tecnologico che sviluppa le tecnologie a supporto delle operazioni di servizio. Stai pensando che questi signori non solo sono pericolosi, ma che inoltre sono organizzati in maniera pericolosa? Ecco, rimani fino alla fine e uscirai dalla visione di questo video completamente destabilizzato. Al numero 6 di questa classifica troviamo il DGSE francese, acronimo di General Directorate for External Security. Questa agenzia di intelligence è posta sotto l'autorità del ministro della difesa francese. La DGSE è responsabile, ai sensi dell'articolo D3126,2 del codice della difesa, ad esplorare e sfruttare le informazioni riguardanti la sicurezza della Francia, anche a discapito della violazione di informazioni sensibili di altri paesi. Insomma, anche dall'Unione Europea sono autorizzati a sapere i fatti di tutti quanti, quando e come vogliono, senza che i diretti interessati ne sappiano niente. E per diretti interessati intendo multinazionali, interi stati, altre agenzie di intelligence o politici nel mirino della tempesta. Scarsi dal punto di vista tattico, sono delle bombe dal punto di vista elettronico. Al numero 5 troviamo il BND tedesco, ossia il Servizio Informazioni Federali, che non è altro che l'agenzia di intelligence esterna della Repubblica Federale Tedesca, sotto il diretto controllo del cancelliere. Opera come un sistema di allarme preventivo a favore del governo federale tedesco per quanto riguarda minacce ed interessi tedeschi all'estero o dall'estero. Fa ampio affidamento a sistemi di intercettazione di guerra elettronica che noi non ci possiamo nemmeno immaginare. Raccoglie e valuta informazioni in ambiti diversi, quali terrorismo internazionale, proliferazione delle armi di distruzione di massa, spionaggio industriale, crimine organizzato, eccetera. Essendo però l'unico servizio segreto esterno tedesco, non fa distinzione tra questioni di intelligence cosiddetta civile e militare e si occupa di entrambe. Gestisce le operazioni militari e guarda gli affari interni, ovviamente tutto questo nell'assoluta segretezza, senza che nessuno si accorga di nulla, né di intercettazioni né di indagini a cui deve riferire direttamente al cancelliere. Al numero 4 della nostra classifica, cari signori, troviamo l'FSB russo, un servizio speciale che, nei limiti della sua autorità, svolge compiti per garantire la sicurezza della Federazione Russa. Lo conoscete, no? Sono abbastanza famosi. L'FSB non nacque subito dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma venne preceduto dall'FSK, ossia dal Servizio di Controspionaggio Federale, attivo dal 91 al 95. E che cosa successe? Cadde l'Unione Sovietica, presero i più grandi cervelloni dell'FSK e li fusero con le nuove leve dell'FSB che, cari signori, lasciamo perdere. Lasciamo proprio perdere. Questi sono completi sia dal punto di vista del cervello che dei muscoli. Addestramenti unici al mondo e azioni militari estere sotto copertura da film. Avete presente da film? Ecco, da film. Tecnologia all'avanguardia che noi reputiamo ancora fantascienza. E una capacità di reperire informazioni che fa coda solo ad altre 3 agenzie in tutto il mondo. Le competenze dell'FSB all'interno dello Stato sono innumerevoli, ma quelle alla luce del sole sono controspionaggio, spionaggio, antiterrorismo, sicurezza interna, controllo dei confini, indagini su illeciti finanziari. E dal 2006 Putin ha dato all'agenzia anche il potere legale di eliminare fisicamente obiettivi sensibili qualora fosse il presidente stesso ad ordinarlo. Dunque Putin, come se fosse il Death Note, dice quello domani non deve esistere più ed ecco che in una maniera o in un'altra, fingendo un incidente o semplicemente senza fare rumore,
quello non esiste più, che sia un capo di Stato o un comune cittadino. Entriamo nella top 3 e in terza posizione troviamo i MI6, i servizi segreti inglesi. Direte sì, ma dai, Omega. Signori, state buoni e date retta allo zio Omega. Questi sono operativi da prima della prima guerra mondiale. Sembra uno scioglilingua, da prima della prima guerra mondiale. Avete presente la prima guerra mondiale? Ecco, questi sono operativi da prima. Questi lavorano in modo segreto, reperendo informazioni estere da prima della prima guerra mondiale. Che ne pensate? Se la meritano la terza posizione? Sapranno come fare? In quella che veniva chiamata sezione 6, questi si occupano di military intelligence da sempre. Inizialmente contro la Germania, poi nei confronti del mondo. Oggi io non mi voglio nemmeno immaginare il potere che hanno. Nel senso, parliamo seriamente dell'elite. La top 3 è una top 3 perché ci deve essere una top, ma si fa a gara e si parla seriamente di piccoli limiti che contraddistinguono per esempio la seconda dalla terza, perché il MI6 è super iper potente. Il MI6 è stato fondato nel 1909, pensate un po', come sezione esteri del Secret Service Bureau, e il suo primo direttore è stato il capitano Sir George Mansfield Smith Cumming, che prese per primo nella storia il nome in codice di C, che prese per primo nel mondo nella storia un nome in codice, in modo molto più generale, che contraddistinse poi tutti i seguenti direttori del MI6, che riportano infatti un nome in codice con una sola lettera, come nel film Men in Black, per capirci. I film di James Bond sono stati ispirati da questa agenzia di intelligence. E quali sono le loro competenze? Ecco, prendete tutte quelle sentite finora e miscelatele per bene con l'aggiunta di un addestramento militare e otterrete il MI6. Al secondo posto troviamo la mia amica. Amica, ovviamente in modo retorico, la CIA, la Central Intelligence Agency. E in questo preciso esatto momento vi starete chiedendo: oh cavolo, ma se al secondo posto c'è la CIA, al primo chi c'è? E tra un po' ne verrete a conoscenza. Al secondo posto troviamo l'agenzia di intelligence per eccellenza, quella che getta gli standard al resto del mondo in termini di cattiveria. Questa è gente senza scrupoli che fa buon viso a cattivo gioco. Il lato politico e di facciata della CIA, che rilascia dichiarazioni pubbliche nelle conferenze stampa, non è la CIA. La CIA è il progetto MK-Ultra che impiantava dispositivi nella testa delle persone senza che esse lo sapessero. La CIA è l'unica agenzia di intelligence ad avere un esercito personale che più e più volte nel corso della storia, andatevelo a studiare, ha ribaltato interi governi, come successe a Grenada, per esempio. La CIA è l'agenzia di intelligence che non si fece scrupoli ad avviare esperimenti non convenzionali sui propri militari. Si stima che in ogni governo sulla Terra ci sia un infiltrato della CIA. Fate voi. Veramente, fate voi. Per parlare della CIA servirebbe un episodio a parte, fatto sta che forse, in questa lista, è l'unica che seriamente non ha bisogno di presentazioni. Parliamoci chiaramente, proprio come se fossimo al bar tra amici. Non è un caso se tutti nel mondo durante gli ultimi 50-60 anni sospettano che ci fosse stata la CIA dietro all'omicidio di Kennedy. Voglio dire, la CIA è uno Stato a sé. La CIA ha un organigramma ben definito che esercita più potere dello Stato stesso, influenza ogni sorta di media esistente, non solo quelli interni, poiché è un'agenzia dedita allo spionaggio esterno, influenza l'andamento delle operazioni militari e così via. Ve lo ripeto, la CIA è l'unica della lista che forse, specialmente su questo canale YouTube, non ha bisogno di presentazioni. E al primo posto, ladies and gentlemen, cari amici, troviamo i pakistani. Sì, i pakistani. L'ISI, ISI, che ha la sua sede principale, così si dice, a Islamabad. L'ISI è stato fondato nel 1948 insieme allo Stato pakistano. Si può dire che il potere del Pakistan è l'ISI, cioè l'ISI è lo Stato del Pakistan. Considerata infatti come uno Stato nello Stato, l'ISI è sostenitrice di una politica contraria a quella indicata dal suo governo. Quelli che vengono chiamati fratelli fondamentalisti che dirigono la Moschea Rossa a Islamabad sono anche, notoriamente, assai vicini all'ISI. Hanno con loro il potere religioso e sappiamo bene che da quelle particine significa tantissimo. Per quanto riguarda la politica interna, dirigono loro le operazioni militari, dirigono loro l'andamento della politica, decidono loro chi diventa presidente e dai, diciamocelo, sono dei criminali.
E vi starete chiedendo, sì, ma perché è l'agenzia di intelligence numero uno al mondo? Avendo il pieno, e dico pieno controllo del loro paese, hanno libero accesso agli scambi commerciali di natura tecnologica con gli altri paesi a cui piace il denaro. L'ISI è considerata nel mondo la forza di intelligence più potente di tutte. Si è fatto conoscere a livello mondiale in occasione dell'invasione sovietica dell'Afghanistan, allorché, con la CIA e i sauditi, ha largamente aiutato e formato i Mujahideen contro l'armata rossa sovietica e contro il governo afghano filo-sovietico dell'epoca. Infatti la presenza dell'ISI in Afghanistan è forte, talmente forte, che senza di loro non si muove nessuno. Proprio come se fosse uno Stato, ha 7 reparti tra intelligence, operativi, responsabili del controspionaggio sia sul territorio pakistano che all'estero, hanno un reparto dedito alle operazioni all'estero, hanno agganci con la CIA, con Dubai, con il Mossad israeliano, hanno un reparto di intercettazione dei satelliti, guerra elettronica, hacker iper esperti in ambito militare, eserciti al loro comando, interessi internazionali che se parlano cadono 5 governi, signori. Lasciamo perdere, lasciamo seriamente perdere. Questi sono ovunque, fanno paura e sono pericolosi. E all'unanimità sono al primo posto in classifica. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like. E se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!